esempio, Molix ci delizia con il JM100, che è, quanti grammi è? È un sinking da 35 grammi, che lo chiamano Jig Minnow, ok? Quindi è un minnow piccolino, ma estremamente tosto di peso, che può essere scagliato a molte distanze, che affonda abbastanza velocemente, ma che se voi lo recuperate veloce riuscite a tenerlo a altezze interessanti. Sono come anche i casting jig, quindi fatti completamente in metallo, degli artificiali che vanno recuperati con dei ritmi abbastanza importanti. Però un pesce su un metro e mezzo, due metri sott'acqua, che corre scappando, da delle ottime impressioni a un predatore veloce come il serra. Magari dei predatori più lenti magari non fanno la fatica, però la situazione di panico di una preda nel serra gli attiva quel meccanismo mentale da super predatore. Esiste anche una versione palettata molto più leggera, che va da un metro e mezzo sott'acqua di suo, che è la versione, questa è la versione palettata. A me i JM piacciono particolarmente perché sono quelle esche che si tirano fuori quando il pesce è un po' svogliatello, schizzinosetto. Tutti questi artificiali, adesso prima di passare ai metal jig e alle gomme, andrebbero adeguatamente attaccati al filo, e quindi quello che vi consiglio io sicuramente sono degli hyper snap di Molix taglia 5, cioè non state a prendermi dei micro moschettoni, che tanto questi non sono artificiali delicati nel nuoto, questo è l'hyper snap. Hypersnap con l'H, prendete una taglia abbastanza importante, lasciate, vedete come sono tondi sulla punta, lasciate movimento all'anello di fronte all'artificiale, se no gli bloccate il movimento, gli rovinate il nuoto fondamentalmente. Oppure i jack di Seaspin, quelli qua, questi sono i moschettoni che chi non li ha mai provati li deve provare, questi non si aprono e non si chiudono, va infilato l'artificiale dentro, sono molto resistenti alla corrosione, sono in acciaio inox, veramente una cosa di cui ne vendiamo vagonate e meritano di essere venduti in grande quantità. Alcuni si chiederanno, cominciamo ad andare su delle esche più corte, perché quando voi vi mettete su un papaverone così, il serra attacca principalmente di lato, da dietro, difficilmente andrà a mordervi il filo, ok? E quindi non avete bisogno di particolari leader, di particolari cavetti. Però se usate esche corte, qui ci sono varie scuole di pensiero. Esche che ovviamente stanno nell'ambito dei 10 cm in questo caso. C'è chi usa dei leader in fluorocarbon, ok? Piuttosto grosso, parecchio grosso, 50, anche 60. Vi propongo questo perché ne abbiamo trovato una scortina e l'abbiamo comprata e è ottimo, ed è sul nostro store a un prezzo basso, ve lo linko qui sotto, è lo Shock Leader fluorocarbon, perché è più rigido e più trasparente, se dovete fare un leader fatelo con un materiale che sia valido, oppure il classico, questo che è la versione con l'etichettina nuova, però finché ce n'è, questo qua sono 30 metri al posto di 25 ed è in super mega promo, fondamentalmente il materiale è quello. E leader, e mi raccomando, in canna treccia, perché tutti questi artificiali vanno mossi sull'onda, e fra le trecce noi abbiamo inserito recentemente molti bellissimi prodotti, stocchiamo da sempre Varivas, che io consiglio sicuramente, abbiamo inserito il Gosen Blue, questo a livello di trecce da mare è una bomba atomica, il V8, quello azzurro però sempre sconto 10, sconto Serra 001 anche su questi prodotti, abbiamo trovato una scorta di HD Salt molto simile tra l'altro alla Gose, e li abbiamo messa a dei prezzi molto molto bassi, 275 metri e 135 metri, se non vado errato 19,90 e 29. Ma è una treccia di qualità, non è la treccina quella che vi mettono nelle combo X4, 4 fili, cioè è una treccia di altissimo livello. E finché ce ne sono un po', approfittatene finché vi riesce. Ma poi ci sono tante altre trecce che va bene comunque, la Spiderwire, ne vendiamo parecchia, ottima, anche questa, 8 fili. State su ordine di comprare una treccia sulle 30 libbre circa, se un po' più un po' meno non vi cambierà la vita.
Se Treccia e Leader non vi danno la sicurezza sufficiente, soprattutto usando piccoli artificiali, cavetti d'acciaio, ragazzi. Cavetti d'acciaio, perché è sempre meglio prevenire che curare, quindi cavetti d'acciaio. Vi rubo poi gli ultimi minuti, lo so che è un video lungo, per parlarvi di una cosa molto importante. Quindi stavamo parlando di casting jig, e attenzione, sui casting jig, come c'è il 115B della, scusate, ce l'ho in mano, sto vedendo la scatola vuota, sono scemo veramente, 115B fantastico di Molix, e c'è anche l'85B, questo, entrambi veramente bellissimi, ne hanno fatti uscire quest'anno e sono tra i casting jig sicuramente più belli che ho visto in generale proprio. È veramente dei bei casting jig. Ricordatevi CJM 115B della Molix e CJM 85B, sono artificiali abbastanza pesanti, molto adatti a essere lanciati a grandissima distanza. Casting jig è un argomento un po' particolare che mi permetto di dilungarmi leggermente, che siamo già abbastanza avanti. Allora, i metal, le esche metalliche, come ad esempio questo Drag Metal Cast di Duo, sono esche molto più piccole, molto più compatte, molto diverse da tutte quelle che abbiamo visto fino adesso. Però inizialmente sono state abbastanza snobbate per questo tipo di pesca, perché si preferivano sempre le esche grosse, voluminose, che stanno a galla. È vero però che si è riscontrato che dove c'è un serra a galla spesso ci sono altri pesci sotto, o perlomeno così hanno visto molti dei miei clienti. Spesso non solo serra, addirittura sul fondo spesse volte spigole. Okay? Perché il serra fondamentalmente branca questi pesci in superficie, li spezza, li fa a pezzi fondamentalmente con le mascelle che ha, cadono dei pezzi e sotto c'è comunque un gran bel movimento. Non è una, magari una cosa così comune in ogni singola pescata, in ogni singola situazione, ma a volte si vedono le mangianze veramente molto grandi. Spesse volte si riesce a creare, si crea un panico quasi più grosso sotto che non addirittura in superficie. Ed è qui che vale la pena, quando è difficile catturarli a galla per delle condizioni meteo, per delle condizioni particolari, comunque avere a portata di mano una canna con un casting jig da poter far andare velocemente a profondità medie, quindi lanciato e recuperato sempre molto veloce. Per questo i mulinelli a recupero veloce, se lo insisterò, nei prossimi video vi farò due palle così con i mulinelli a recupero veloce. E ve ne faccio vedere alcuni tra i più popolari. Allora, sicuramente c'è Zets, questo è il The Dax, uno dei... sono ritornati disponibili moltissimi jig della Zets, non solo casting ma anche per chi pesca dalla barca in vertical. Se vi interessano, anche questi sono in sconto, andateveli a vedere, perché addirittura sono anche le versioni, questo non c'entra molto con il nostro argomento, ma è l'F-Lead Metal, che è quello da fondo fondamentalmente, che ha l'ancoretta sul lato. Ma come non nominare ovviamente i mitici Jugulo o Jugulo casting jig di Molix. Questo è forse il casting jig più venduto in Italia, e ha buona ragione. Sono jig che quando cascano, voi lo lanciate, sfarfallano e tante volte già boom. E comunque, quando li avete fatti scendere quel poco che serve, cominciate a recuperarli e hanno delle azioni che è veramente difficile che un pesce... Cioè, quei casting jig peraltro si prende ogni cosa, nel senso non è una esca specifica da serra. Può incapparvi un milione di pesci diversi, perché il casting jig è veramente micidiale. Di Duo vi ho fatto vedere il Drag Metal Cast, che esiste in tre versioni. Esiste la versione come appunto Cast, esiste una versione più sottile che si chiama Slim, esiste una versione che si chiama SSZ, che penso voglia dire Super Slim Mazinga Z, non lo so sinceramente. E per cosa varia? A seconda delle varie tipologie di più tozzo o più lungo, sfarfalleranno in maniera diversa e affonderanno a velocità diverse. Generalmente diciamo che varia proprio il movimento che hanno in acqua, quindi a volte conviene prenderne uno di un tipo, uno di un altro, testarli un attimo e vedere quale si può adattare meglio alla situazione, alla profondità a cui stanno i pesci e alla velocità a cui volete scendere poi giù. Tendenzialmente più sono larghi
e a forma di foglia, più tenderanno a fare questo e andare giù piano, più tendono a essere stretti e lunghi, più tenderanno a scendere vibrando e a scendere velocemente. Alcuni hanno il peso distribuito omogeneamente dalla punta alla coda, anzi un po' più in punta, e quindi, perché hanno il filo ovviamente, quindi tenderanno a scendere dritti, altri tenderanno a fare dei movimenti più zigzaganti. Ultimissima cosa, quando le speranze sono perse, la gomma ci viene sempre in aiuto. Allora, normalmente non si dovrebbe consigliare la gomma per i serra, perché i serra bungano dei denti che tranciano in due un cefalo, e quindi capite che la gomma non può fare una buona fine nel momento in cui voi andate a catturare. Però quando andate a pescare per riuscire a prendere quel maledetto pesce che non siete riusciti a prendere durante la giornata, può essere utile andare a giocarsi una carta gomma. Ce ne sono di tanti tipi però di gomma, ad esempio il giugulo soft shad, come questo, esce con la testa piombata pesante da recuperare velocemente e da far schizzare in qua e in là con recuperi veloci in acqua, possono essere un'arma molto importante. Inoltre hanno la coda in gomma molto dura, non è una gomma morbidissima come può essere ad esempio invece quella del fish, che è sicuramente killer con praticamente ogni specie di pesce esistente sulla faccia della terra, il black minnow. Però ovviamente qua un morso è letale per la coda del fish. Esistono di sostitutive, comunque io sinceramente se non prendo, non sto prendendo e con la gomma prendo, la cambio anche volentieri, insomma. Però la gomma del giugulo soft shad, oppure di queste gomme nuove che abbiamo della Bertox, che nascono per il tonno in realtà, pensate un po', alletterati e tonni, sono delle gomme estremamente più coriacee, ok? Un po' più dure di quelle che siete abituati a vedere a Bass. Hanno delle armature molto, molto, molto solide e sono fatte per prendere tunnidi, quindi insomma sono fatte... Questa è l'imitazione, diciamo, di una sardina, ok? Oppure quando vedete il pesce che è in caccia, ma non è in caccia su cefali così, ma in caccia magari su acciughe, su sardine, su cose piccole, può essere una buona alternativa che io vi consiglio, perché lo scopo della pesca è prendere i pesci fondamentalmente, perché no, sbaglio. E detto questo, io posso chiudere quel video perché sennò diventa lunghissimo. Vi dico, mi raccomando, quando andate a pescare i serra, compratevi un boga, perché tutte queste, il serra è un pesce iperattivo, quindi quando la guadino e boga, o almeno il boga, dovete tenerlo fermo per la bocca per slamarlo, quindi questa cosa è fondamentale, tenerlo fermo per la bocca e con una pinza levargli artificiale. È un attimo che il pesce vi si metta a sbattere come un pazzo e che l'ancoretta vi si attacchi alla mano. Ho molti amici che hanno distrattamente, purtroppo peccando un pochettino di superbia nel pensare arrivo io adesso sistemo, si sono trovati con un'ancoretta piantata sulla mano e l'altra attaccata al pesce che si muoveva. Non è una bella situazione, per cui se dovete investire due soldini, un boga bellino come questi di Molix, ci mancavano da un bel po' di tempo nello store, sono tornati disponibili, compratelo, ok? Poi vi darà anche un'indicazione relativa a quello che è il peso del pesce, ma io non vi consiglio di usarli come bilancia, vi dico solo di tenere il pesce anche direttamente in acqua col boga bello stretto e con la pinza levargli via l'ancoretta senza avvicinare troppo le mani, ok? Ultimo consiglio giusto per la salute, o trovate dei metodi alternativi, ma non mettetevi col pesce in acqua o col pesce in barca a cercare di levargli le ancorette con le mani, senza guanti, senza boga, senza guadino, è da farsi male. Quindi, anche per i più giovani ovviamente, che sennò rischiano magari per innocentemente di fare degli errori di stupidità del genere. Detto questo, non posso fare altro che salutarvi e ricordarvi il codice SERRA001 su cui potete avere lo sconto su tutti gli artificiali. Questi sono i nostri social, iscrivetevi al canale YouTube, consigliatelo agli amici, perché più iscritti siamo, più video faccio e più cose spero di riuscire a spiegarvi e passarvi le esperienze, non solo mie, perché non è importante la mia esperienza, ma è importante di quelle decine, centinaia, ormai migliaia di persone con cui ho parlato e che mi hanno passato e trasferito la loro grande esperienza di pesca, che io cerco di, nella maniera più umile possibile, di passarvi. Posso fare altro che salutarvi e ringraziarvi per essere per aver visto questo video. Ciao a tutti quanti, se avete delle domande, sotto nei commenti. Bye bye!